Ciao ragazzi, innanzitutto ci tengo moltissimo a salutare i ragazzi dell'Inter Club Matrix 23 di Bari, in primis il grande Angelo, il grande Ciccio e Pasquale Paparella. Un abbraccio ragazzi, so che anche per voi, come per tutti gli interisti, purtroppo è un momento brutto, è un momento brutto, soprattutto ora incominciano a svegliarsi tutti. Dai vari portali internet, ai giornali, dove sono i 40 milioni per Lukaku, Zanga ha mentito e via discorrendo. Ricordo anche che i signori di Terracina offendevano magari anche i propri abbonati o iscritti dicendo loro cialtroni, perché qualcuno gli faceva notare occhio perché sa tanto di Bremer bis, anche se poi dopo la situazione è un po' diversa da quella che fu per Bremer. Quelli di Terracina offendevano cialtroni, maleducati, li hanno bannati tutti perché dicevano che Samardzic era una cosa già fatta e scritta. C'è chi faceva anche le sigle su Samardzic, ti stiamo aspettando con tutte le canzoncine, e poi pretendono anche di essere credibili. Potete tranquillamente chiedere ai ragazzi della chat quanto tempo è che io gli dico. Per me Samardzic all'Inter non viene più. Sono almeno 2 o 3 giorni che lo dico. E l'ho detto anche ieri sera su Twitter a un insider che diceva è tutto a posto, Samardzic sarà dell'Inter. Nel mio piccolo, così a sensazioni, gli ho scritto guarda che Samardzic all'Inter, secondo me non viene. Quindi chi ha detto che Samardzic veniva, che quegli altri non sapevano un cazzo, si prendessero almeno le loro responsabilità. Fate gli uomini. Fate gli uomini se volete provare ancora ad essere un po' credibili, anche se sarà difficile. Fate gli uomini, avevate detto che Samardzic c'era già fatta e che gli altri non sapevano nulla. Fate gli uomini se avete un minimo di dignità, anche se ormai avete perso tutta la credibilità o quella poca che vi era rimasta. Cosa c'è da dire, ragazzi? Cosa c'è da dire? Io sono molto deluso. Perché il giocatore Samardzic mi piaceva tantissimo. Quando però mi chiedete, Giuse, però non ti vedo più di tanto scioccato. Non sono scioccato perché sono 3 giorni che i ragazzi dicono: guarda, e questo non viene, guarda, e questo. Perché conosco la situazione finanziaria dell'Inter a menadito, per quello so che possa succedere queste cose qui. Ma poi, oltre a questo, c'è da fare una valutazione importante, che ormai questa specie di proprietà, cari ragazzi, bisogna riconoscere che queste hanno svenduto mezza squadra. Parliamoci chiaro: queste hanno svenduto mezza squadra che hanno portato Cuadrado nell'immunità più totale. Nessuno gli ha detto nulla a questi. Quindi, di cosa vogliamo ragionare? Ti hanno venduto quelli più forti dopo e ti hanno detto in finale Champions League che ripartiremo da quelli più forti. Marotta e ti dice se incassiamo 5 spendiamo 5 e non è stato fatto. Hanno svenduto, hanno messo quello, cioè quello del Napoli, Zielinski lo vendono a 30, noi vendiamo Brozovic a 18. Nessuno gli dice nulla, quindi di cosa vi stupite? Fatemi capire. Vi stupite di qualche cosa? Vi state stupendo? L'avete capito in che bordello siamo? Parlo a quelli che si sono svegliati ora. Buongiorno, ben alzati, l'avete capito? Hai tutto a poster, parlo. Hai Suninger, chiamali come ti pare. Avete capito ora? Vi siete svegliati tutti sudati ora, eh? Tornato anche il caldo, hai visto? È tornato il ciclone africano. Vi siete svegliati ora tutti sudati, eh? Quale può essere una giustificazione per certe operazioni scellerate? Vedi Arnautovic. È una delle operazioni più costose a livello mondiale per un over 30, no? Dietro a Cristiano Ronaldo, appena dietro a Cristiano Ronaldo, uno di quasi 35 anni, con tutto rispetto per Marco Arnautovic, che io adoro come persona, ragazzo che ha tantissima personalità, una testa particolare che non ha problemi a dire quello che pensa. Però Marco, anche te ormai hai 35 anni, a inizi luglio dicevi che duravi fatica a camminare, che eri andato fuori di testa. Sono cose che hai detto te, Marco, queste. Cioè, 2 mesi fa non camminavi nemmeno perché hai avuto un piede e ti ha dato noia per un anno. A parte il discorso tattico con Thiago Motta, che Thiago Motta preferisce gli attaccanti che si allargano perché Thiago Motta vuole gli inserimenti dei centrocampisti. Quindi anche lì Arnautovic ha avuto
diciamo, dei diverbi tattici con l'allenatore, perché Thiago Motta, i suoi attaccanti, vuole che si allarghino e lui voleva stare centrale. Ma a parte quello, ma di cosa stiamo ragionando? I dirigenti, come devono lavorare questi dirigenti? Ma se gente come Mancini, dimissioni, Sabatini, dimissioni, loro hanno deciso di lavorare in queste condizioni, non le obbliga nessuno, sicuramente non è facile, attenzione, ma loro lavorano per una proprietà che non ti dà nessuna garanzia di continuità finanziaria. Come fai a lavorare in questa maniera? E ti mette, cioè, è normale che poi ti metta in difficoltà. Non sto parlando del caso Samardzic, sto parlando in generale. Loro ormai vanno a caccia di qualsiasi operazione, anche a rischio, perché comunque loro vanno a caccia anche di operazioni a rischio, perché lo vedi, eravamo con 20 centrocampisti, ci manca un difensore, non avevamo i centravanti, non avevamo il portiere. Ti sembra assemblata bene questa squadra? È assemblata in base alle operazioni che loro riescono a fare. E poi lavorando così senza soldi ti esponi a dei rischi, ovviamente. Ripeto, non sto parlando di Samardzic. Ti muovi comunque in maniera approssimativa e ad alto rischio. Ecco che poi vengono fuori le figure di merda, detto in francese. Lo capito come stanno lavorando questi? Non ci sono più soldi, siamo alla frutta. Stanno sparecchiando. Non è che hanno sparecchiato, sono già montati in macchina questi qui. Parlo del cinese. Lo capisci o no? E questa è la situazione. Sul ragazzo, su Samardzic, grande giocatore, mi sarebbe piaciuto tanto. Ho fatto un video di 10 minuti un mese fa. Se hai tempo, vai a rivedertelo. Ma cosa devo fare? Io lo so che può accadere qualsiasi cosa con questi qua. Lo so. Sensi, un'altra cosa. Lo so che Sensi ha problemi fisici, come so, attenzione, ma accanto a Sensi va messo qualcun altro, va preso un altro centrocampista. Ti faccio un esempio, c'è il nome di Pereira, prendi anche Pereira. Tanto ormai devi fare un instant team, una squadra istantanea che ti duri quest'anno fino a quando si toglie dai coglioni quello lì, capito? Devi rimanere competitivo, devi fare un instant team. Prendi anche Pereira, lo so che Sensi non è affidabile. Ma anche se Sensi ogni tanto ti fa un tempo, mezz'ora, è tanta roba, è un valore aggiunto, soprattutto in determinate partite. Ma perché? Perché l'Inter ha tanti giocatori vecchi e che sono soggetti ad infortuni quest'anno. Attenzione, toccate ferro, l'Inter ha tanti giocatori vecchi, over 30, e che parecchia gente che si infortuna. Lo stesso Thuram non è giudicabile ancora, sta studiando da 9, aspettate a giudicarlo. Aspettiamo a giudicare Thuram. Perché lui sta studiando da 9, ma è una punta esterna, ma anche lui è soggetto a infortuni. Correa è soggetto a infortuni. Te rischi di ritrovarti solo con Lautaro davanti quest'anno. Unica certezza, lo devi mettere sotto aceto, Lautaro, sott'olio. E questa è la situazione. Sveglia! Svegliatevi! Tutto a poster. Hai visto come è tutto a poster ora? Continuiamo a fare le festicciole, bravi! Continuiamo ad applaudire, bravi tutti, bravissimi! E poi ci si sveglia tutti sudati. Un saluto ancora ai ragazzi di Matrix 23 di Bari Interclub. Ragazzi, se siete delle vicinanze, cercate un Interclub serio, andate da Interclub Matrix 23 di Bari, perché sono dei ragazzi non seri di più. E poi, tra virgolette, sono molto disponibili. Ciao, Inter.